Giornata in chiaroscuro per l'aeroporto di Comisos e da un lato sono giunte notizie rassicuranti dall'ARS, dall'altro il bando di gara per incentivare le nuove rotte è andato deserto per la terza volta. Ma procediamo con ordine partendo dalla bella notizia. L'Assemblea regionale siciliana ha stanziato in sede di approvazione della finanziaria regionale 1,5 milioni di euro per l'aeroporto Pio La Torre. La norma approvata ieri pomeriggio a Sala d'Ercole prevede nel dettaglio l'assegnazione di 5,5 milioni di euro per misure a sostegno degli scali aeroportuali di Trapani comiso relativi al 2017. Le somme sono state ripartite in base al numero di viaggiatori che fa ciascuno scalo. Ora la brutta notizia. Per la terza volta il bando per incentivare le compagnie aeree con i fondi ex insicem è andato deserto. Solo un vettore avrebbe mostrato interesse, facendo arrivare però solo una lettera di intenti. Il bando avrebbe dovuto portare all'attivazione di nuove rotte stagionali per diversi paesi europei. Resta da capire ora se si procederà per un quarto bando o se si lavorerà per una trattativa privata direttamente con le compagnie aeree interessate. Il tutto ammesso che il libero consorzio lasci mutato lo stanziamento che punta all'attivazione delle nuove tratte. Al momento però è presto per tracciare il percorso futuro, si scoprirà nei prossimi giorni.